E incontriamo qui a Formia anche Francesca Scoleri, fondatrice di questa associazione che si chiama Cosa Pubblica. Francesca, qualche delucidazione in più su questa associazione e sul motivo per cui sei qui? Allora, la nostra associazione ha uno scopo molto importante, quello di controllare i politici nell'azione che fanno più, in modo più ricorrente, cioè gestire i nostri soldi. Noi abbiamo un paese in macerie davanti agli occhi e non è una frase fatta, è la pura realtà. Abbiamo un paese che è stato divorato proprio da questi politici, da questa classe dirigente che fra l'altro non continua a non sostituirsi, a non riciclarsi, e noi abbiamo sempre le stesse persone che puntualmente usano i nostri soldi per scopi diversi da quelli come rendere servizi alla comunità. Quindi diciamo un controllo fuori dalla politica della politica? Un controllo fuori dalla politica alla politica. Basti pensare che su oltre 8.300 presidi dello Stato solo il 6% applica norme di trasparenza concrete e significanti. Nel rimanente 94% si annida la corruzione, si annidano ruberie che noi non possiamo far finta di non vedere. Francesca, interverrà in questo convegno? No, io non interverrò, interverrà il presidente Piero Di Caterina. Ovviamente siamo convinti che più dibattiti ci siano sul tema e forse sarà più facile per la gente riuscire ad arrivare a capire per esempio la differenza fra corruzione e concussione, che è un reato ben più grave, ma pochi cittadini, se tu vai in giro a chiedere, te lo sanno dire. Una cosa molto importante che mi viene in mente è che è facile sentirsi dire giustizialisti perché si ha la convinzione assoluta che i ladri debbano andare in galera, e quando si parla di ladri certamente non possiamo escludere questa classe politica che ci ha di fatto derubato e depredato. Ricordo una riflessione che fece Piercamillo Davigo dopo essere stato in visita in un penitenziario americano, dove ha visto dei detenuti scontare pene molto alte, a suo avviso, per corruzione, frode fiscale, evasione fiscale. Sorpreso, chiese ai suoi interlocutori come mai delle pene così alte. E il suo interlocutore gli rispose: hanno tradito la fiducia del popolo americano. Quindi vuol dire che non è una convinzione giustizialista sbagliata voler i ladri in carcere. Però deve essere importante per noi capire che siamo comproprietari del bene comune, che quando diciamo dobbiamo controllarli, dobbiamo controllare le persone che gestiscono i nostri soldi e il nostro bene. Francesca, il tema mi ha portato proprio a farti questa domanda, a pensare questa domanda. Che cosa pensi del messaggio di Napolitano alle Camere di qualche giorno fa sull'emergenza giustizia, emergenza carceraria e anche sui richiami dell'Europa, della CEDU alle nostre condizioni carcerarie? Allora, le condizioni delle carceri italiane sono vergognose e giustamente siamo stati condannati. Mi sembra tardivo questa uscita di Napolitano, fra l'altro ha fatto un intervento vergognoso nei confronti di un movimento che ha dimostrato di essere l'unico esempio di vero cambiamento in questo paese. Credo che si dovrebbe veramente vergognare perché non ha mai dimostrato di avere a cuore la situazione delle carceri italiane e non può darla a bere facendo credere che il suo problema principale, il problema del paese in questo momento sia questo. È questo, va affrontato, ci sono comunque altre proposte, ci sono state altre proposte nel corso degli anni per affrontarlo. La verità è che non si è mai voluto affrontare perché manca sicuramente l'umanità di pensare alle condizioni dei detenuti e alla situazione veramente tragica che vivono, sicuramente fuori dalla Costituzione. Ha sicuramente ragione Pannella quando in più occasioni lo ha ribadito. Grazie a Francesca Scoleri.